Genoveffa e Alcide erano profondamente cattolici. Quando venne fuori il Partito Popolare, dice mio nonno, io ho preso la tessera perché ero cristiano e leggevo sempre il Vangelo tutti i giorni come il giornale. Ma a quanto afferma lo stesso Alcide, ci fu anche la frequentazione di ambienti socialisti e alcuni comizi di Camillo Prampolini, uno dei fondatori del Partito Socialista, che lasciarono segni di qualche importanza, tanto da fargli affermare: ero cristiano, ma c'era già in me del socialista. Esistevano dunque nei cervi una mentalità che mal tollerava il fascismo e uno spirito di ribellione e di non accettazione delle ingiustizie che erano fortemente radicato. La storia della famiglia Cervi, meglio di ogni altra, riassume in sé gli aspetti più umani, più naturali e più puri e spirituali e direi perfino più celestiali. Questa famiglia patriarcale di agricoltori emiliano, composta dal padre contadini e dai sette figli contadini, la quale subito dopo l'armistizio, nell'ora delle generali perplessità, si trovò tutta unita e concorde fino al primo giorno, senza un attimo di esitazione, dalla parte della libertà e della riscossa, dando l'impressione più che di un gruppo di uomini tenuti stretti da un comune senso di solidarietà, di una perfetta fusione di volontà da cui nasce una ripartizione di compiti coordinati da una coscienza unica e di unica responsabilità, quale non può trovarsi che in una persona sola. Fino a ieri avevano coltivato i loro campi con la stessa pacata e consapevole umanità, senza iattanze, senza turbamento, la famiglia tutta unita va incontro alla morte. E quando dopo lo sterminio dei sette figli il vecchio Cide torna solo alla terra, unico uomo settantenne rimasto con le donne e coi bambini, ecco che in lui è ancora presente la famiglia, come se i sette figli lasciandolo avessero moltiplicato per sette le sue forze, come se avessero restituito a quel vecchio insieme col dolore la forza giovenile ricevuta da lui. La tempra di quella famiglia è tutta nella frase detta da Cide: uno era come dire sette, sette era come dire uno. Ma i fratelli Cervi non sono una poesia, sono una storia, sono la nostra storia, e prima che la loro storia sfumi e si trasfiguri nel cielo dell'epopea, come la narreranno i nipoti dei nipoti, rievochiamola ancora qui tra noi, nella sua nuda realtà. Consoliamoci, noi che l'abbiamo vissuta con i nostri occhi, di appartenere a un popolo che sa trovare ancora nella sua semplice bontà umana questa verità più alta e schietta di ogni poesia. Forse c'è qualcuno che preferirebbe lasciare da parte queste rievocazioni, qualcuno al quale le ombre dei sette fratelli Cervi fanno paura. Noi dobbiamo tener conto di tutto quello che abbiamo di fronte oggi e che quindi questi ne abbiamo ancora tanti oggi, e che abbiamo la lotta dei fratelli Cervi, dei nostri compagni partigiani, non è terminata, ma che noi dobbiamo portarla avanti e legare attorno a noi soprattutto i giovani, perché questa sarà una lotta dura, ma che dovremo continuare fino alla vittoria degli ideali dei fratelli Cervi, dei compagni che sono caduti per la nostra libertà.